Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video nel canale il vostro canale di gaming di fiducia. Sono Harry HD Gaming. Ragazzi, ci troviamo con la primissima avventura di Sora in Kingdom Hearts 1. Ragazzi, più che altro prendo questo video per parlarvi di una cosa. L'ho preso per PlayStation 4, quindi me lo sto rigiocando. Devo solo chiedervi questo, ragazzi, ed è veramente importante. Ovviamente, cazzo, scelgo? No, scherzo. Ovviamente, quello che vorrei andare a fare è rigiocare tutti i Kingdom Hearts. Ovviamente, riportando anche la serie Kingdom Hearts 2 Final Mix, ovviamente. Sul canale, ma non penso che abbia poi tutto questo successo, cioè rigiocandolo tutto, perlomeno potremmo riscoprire qualche cosa. Forse dovremmo giocarceli in ordine, cioè dovrei fare prima ragazzi, l'Unchained X, che è il, diciamo, l'inizio, proprio l'inizio di tutto, è il primo Kingdom Hearts a iniziare tutto. Poi arriva Kingdom Hearts Beat by Sleep e poi Kingdom Hearts normale, fino ad arrivare a 358 giorni e Kingdom Hearts, cioè prima Chain of Memories e poi Kingdom Hearts 358 giorni. Sì, lo so ragazzi, è difficile anche per me ricordare tutto. Però ragazzi, se volete una serie come questa, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Più che altro questo lo sto ora prendendo come vlog. Ovviamente non vi ho fatto subire tutta la tiritera che ci potrebbe essere in Kingdom Hearts tutto l'inizio, ma vi ho diciamo allora, io potrei sacrificare la magia e prendere la difesa. Comunque, più che altro voglio sapere se vi va di vedere tutti i gameplay di Kingdom Hearts oppure faccio un video riassuntivo di tutto, dico di tutti e i capitoli di Kingdom Hearts parlandomene in ordine. Non in ordine di uscita, ma in ordine cronologico della storia. Quindi, ragazzi, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Vediamo un po' come possiamo rendere il tutto più bello. Cioè, più che altro portare un nuovo format nel mio canale. Cioè, un modo da riuscire a modificare il tutto. Ovviamente, ragazzi, io se devo fare i gameplay, ovviamente io non edito, oppure potrei editare e farvi aspettare un casino di tempo. Ragazzi, più che altro mi ricordo che questo gioco aveva tipo delle meccaniche troppo dure, nel senso, ragazzi, come vedete sembra un cartoccio di legno, Sora. Invece nel 2 l'hanno fatto un po' più fluido il combattimento, guardate. Ora si dovrebbe combattere, infatti, dovrei combattere. Oddio. 60 FPS si vedono molto bene. Ok, come vedete è troppo meccanicoso, cioè è troppo meccanico. Veramente troppo meccanico il combattimento. Ok, vabbè, questa è la fase di tutorial, ovviamente. Ok, con R1, infatti me lo ricordavo. Faccia aveva. Dio, si vedevano dei poligoni. Si vedevano. Forse nella masterizzazione tra il trasferimento da PlayStation 2, poi la 3 e poi alla 4. Forse c'è stato qualche piccolo problema. Forse nella rimasterizzazione per la PlayStation 4.
Però ragazzi, rigiocare a questo gioco veramente stupendo. Infatti ho detto, via, devo assolutamente rigiocarci o portarlo sul canale, perché il primo non ve l'ho mai portato, ragazzi. Non ve l'ho mai portato perché non lo so, cioè, anzi dovevo forse già iniziare da prima a portarlo. Invece vi ho portato subito il 2. A parte vi ho portato tutto il gameplay sulla PlayStation 2 e l'ho messo su internet. Poi l'ho rifatto sulla PlayStation 3, ma ho dovuto bloccare. Quindi ragazzi, fatemi sapere se volete che vada avanti, se no cerco di riprendere il punto dove eravamo. Se no lo rincomincio da capo, cioè cancello tutti i video che ho fatti lì e rincominciamo da capo insieme Kingdom Hearts 2 e l'1. Ovviamente questa era la pozione. Infatti è possibile utilizzare con il comando oggetti. Ok, è possibile utilizzarlo, bla bla bla. Allora, mi pare con questo si sollevava. Infatti, però volevo lanciarlo io. Vabbè, esaminiamo. È veramente una cosa epica rivedere queste scene, veramente. Scene veramente fantastiche. Soprattutto l'inizio, che forgi il tuo personaggio. Aspetta, prima parlami di te. Premi il pulsante touchpad per la visuale in prima persona. Usa la levetta sinistra per guardarti attorno. Ok. Ah, quindi ci possiamo guardare intorno solo in prima persona. Ok. Però possiamo fare anche così, che è meglio. Allora, io inizierei da Tidus. Ok, parliamo. Di cosa hai paura? Allora ragazzi, qui mi ricordo non mi ricordo come farlo per bene, perché non so che cosa andava a modificare queste cose. Di che cosa hai paura? Di invecchiare, essere diverso, essere indeciso. Essere diverso, se ci pensate, essere diverso e essere giudicati diversamente dalle altre persone può far paura, veramente, potrebbe anche cambiarti. Invecchiare ormai fa parte della vita, essere indeciso non penso che sia un motivo valido di aver paura di essere indeciso. Quindi io direi essere diverso. Essere diverso ti fa così paura? Ok, cos'è più importante per te? Essere il numero uno, l'amicizia e i miei tesori. Allora ragazzi, io ho sempre, cioè proprio nei miei ideali, l'amicizia è la cosa più importante. Quindi metto l'amicizia. Cosa vuoi dalla vita? Visitare posti sconosciuti, allargare i miei orizzonti, essere forte. Oddio, sono tutte e tre cose allettanti, visitare posti sconosciuti, allargare i miei orizzonti, essere forte. Allora ragazzi, pensiamoci un attimino, perché ovviamente ragazzi non so se volete poi il gameplay e tutto, quindi intanto vi faccio vedere i primi minuti di gioco, ma solo i primi, quindi cercheremo un po' di, anzi dovete dirmi voi se volete continuare la serie. Quindi dovete essere solo esclusivamente voi. Scrivetemelo sotto nei commenti, oppure andate sulla pagina di Facebook, che metterò il sondaggio per vedere quanti di voi hanno scelto di fare gameplay o video riassuntivo. Ora vedremo un attimo. Allora, io direi allargare gli orizzonti e essere forte. Mettiamo essere forte, vai. Ok, hai paura di essere diverso, vuoi l'amicizia, vuoi essere forte. Essere forte si può intendere anche in altri modi, quindi si può intendere. La tua avventura comincia a mezzogiorno, mantieni un passo regolare e andrai benissimo. Non so se cambiava altro, ok. Niente male, dai, diciamo.
il giorno che aprirai la porta è sia molto lontano che molto vicino. La porta sarebbe, ragazzi, se vi ricordate, era la porta del mondo, che aperta la porta del mondo abbracciava poi l'oscurità, quindi deve rimanere chiusa la porta, quindi non va assolutamente aperta. Premi il tasto opzioni per aprire il menu, che fa anche pausa. Nel menu principale puoi controllare i tuoi parametri e il tuo status e i tuoi oggetti, ma non puoi aprire il menu durante i combattimenti. Ok, vedete, infatti. Cioè, vedete, a volte fallisce nel colpire. Devo dire. No, questo io lo chiamavo sempre cerchio della vita. Questo è un cerchio di energia. Toccalo per ripristinare i punti vita e i punti mana. Premi triangolo per aprire il menu salva. Quando appare il triangolo salva, ricordati di salvare prima di smettere di giocare. È consigliabile salvare spesso la situazione di gioco in modo da poter sempre ripartire dalla posizione più recente, ovviamente. Qui apparono le scale, sì, mi ricordo, infatti. Mi ricordo, bella questa scalinata, porca vacca. Allora, ragazzi, io direi, intanto salviamo. Ok, poi inizierò anche il 2 a giocarlo per ora da me, facendo una partita da me. Però, ragazzi, aspetto sempre il vostro veramente il vostro consiglio, se volete. Che bello, poi sparisce la scala. Se volete che continui l'avventura di Sora iniziando dall'inizio. Per ora io inizio il Kingdom Hearts 2, ma ovviamente dovremmo giocarli in ordine, prendendo anche un po' di informazioni sparse, si può, ovviamente. Più ti avvicini alla luce, più grande diventa la tua ombra. Ah, è vero. Ma non avere paura. E non dimenticare. Che devi morire. No, scherzo, ragazzi. Se non ricordo male, questa creatura si chiamava Dark Side. Oscurità interiore. Quindi dovrebbe essere tipo l'oscurità di Sora questa. Come se fosse una piccola prova per lui, penso. Non mi ricordo perché faceva il sogno di questo genere. Non me lo ricordo veramente. Allora, continuiamo a colpire. Allora, i punti colpibili di questo mostro, cioè colpibili, quelli che si possono colpire, sono la testa. Fa tanto livello. La testa. Allora, stando qui, infatti, c'è ancora il bug. Ed è bella questa cosa. Ti attacca, ti manda i cosi, ma non ti colpiscono. Ora sì, devi stare proprio in questo punto. Infatti c'era questo piccolo glitch che potevi utilizzare. Non l'hanno neanche tolto, meno male. Ah, qui ora finisce il sonno. Non avere paura.
tu hai l'arma più potente di tutte. E ragazzi, sapete qual è l'arma più potente di tutte? Scrivetemelo sotto qua nei commenti. Quindi non dimenticare. Sarai tu ad aprire la porta. Vi ricordo una piccola menzione negli altri Kingdom Hearts. Un attimo, mettiamo un attimo pausa, ragazzi. Una piccola riflessione. Sora non doveva ricevere il Keyblade, diciamocela tutta. Non doveva riceverlo. Soltanto quando, diciamo, ha toccato il Keyblade di Ventus. Dovrebbe essere così. Non mi ricordo, perché mi pare Sora tocca il Keyblade di terra. Acqua tocca il Keyblade. No, Sora tocca il Keyblade di acqua o di Ventus. Non mi ricordo chi è che toccava il Keyblade degli altri. Però ognuno di loro riceveva poi a sua volta un Keyblade. Quindi penso che l'abbia toccato da Ventus il Keyblade, penso, da quello che ricordo male. Poi vabbè, se decidete di fare il video, ovviamente mi rivado a riaggiornare e vi faccio sapere. Ma ora andiamo avanti un attimo. Ah, che bello, la Destiny Island. Wow! Give me a break, Kyrie. Sorry, you lazy bum. I knew that I'd find you snoozing down here. No, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yeah, sure. Say, Kyrie, what was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. You ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know... Ah già, vi ricordo che Kyrie non è di non è del della Destiny Island e poi si scoprirà di... Or with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Ok, qui è stato tagliato questo pezzo perché prima si guardano e poi partano. Mi ricordo che era così, quindi invece sono partiti subito. Ah, bella la schermata di Kingdom Hearts. Destiny Island, bello. Quanti ricordi con questa canzoncina. Veramente quanti, ma quanti ricordi. E va bene ragazzi, sapete una cosa? Io penso di concludere qua il video. Ragazzi, fatemi sapere ovviamente o nei commenti anche di qua sotto se volete. Se no andate nella mia pagina Facebook, che è YouTube Channel Enrico Durelli. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra se volete i video oppure gameplay. Mi raccomando, fatemelo sapere e noi ci possiamo rivedere in un prossimo video. E io intanto continuo a giocare qui a Kingdom Hearts perché veramente è una cosa fantastica. Ovviamente farò due salvataggi ovviamente e continueremo in un prossimo video se volete. Bene, dal vostro canale di gaming di fiducia è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!